Aspettavo che me la facessi tu l'intro, sai? Ok, facciamo così. Al mio tre facciamo l'intro insieme. Uno, due, tre. Ma... tutto bene? Oggi ragazzi siamo ritornati in una delle vostre serie preferite. Esatto, oggi è diventato ufficiale, questa è diventata una serie. Dove vado a visitare i vostri mondi Realm su Minecraft Bedrock Edition. Però... oggi... c'è una puzza molto molto strana. Ok, questa puzza è delle persone che non hanno ancora lasciato like al video. Cioè, like, it's crazy. Like, bro, siamo nel 2024, siamo ad agosto e ancora non hai lasciato like a un video di Carpi. Bro, no, basta, io vado via. Ciao, no no no, ciao, ciao. Se voi non imparate a lasciare like ai miei video appena escono, like, cosa devo fare? Vi piacciono i miei video? No? Ok, dai, ciao, tieni. No, tieni, è tuo il canale, tuo, tuo, tieni, tieni, ciao. Scherzi a parte, prima di iniziare con il video vi invito calorosamente a lasciarmi un bellissimo like ed iscrivervi per continuare a supportare questa serie. Detto ciò, tuffiamoci subitissimo nei mondi reali. 10 mondi? Bro! Siete troppi! Non riesco a stare al passo! Ci sono troppi mondi qui! Mi sa che dovrò iniziare a fare una cosa come 5 mondi a video, perché sennò perdo il passo. Cioè, siete più veloci voi ad invitarmi che io a registrare. Cioè. Ok, boys, allora, ho deciso di ritornare su questo mondo Minecraft perché nello scorso episodio non abbiamo finito di esplorare perché c'era troppa roba. No, no, davvero, ragazzi, c'era veramente, ma veramente troppa roba, ok? Diciamo che gran parte di questa zona già l'ho esplorata e questa zona l'abbiamo capita che è una zona farming. E il resto, diciamo, molto, ma molto croccante. È un mondo molto, molto croccante. E, tra l'altro, ho capito finalmente il significato dei giorni giocati lì sopra, da come state vedendo in questo momento, che a quanto pare non equivalgono a bensì giorni reali, ma a giorni di gioco. Quindi vuol dire che sono passati 730 giorni di Minecraft, praticamente. E il resto, ragazzi, è sempre un buon numero, perché teoricamente, facendo un calcolo a mente adesso, guarda, ve lo faccio adesso al volo, 6 mesi? Circa? Sono 6 mesi di playtime, like, è croccante. Non è male, non è male. Per il resto, diciamo, questa zona già la esplorai, quindi avventuriamoci un attimo al di sotto. Perché l'ho messo di volare? Pensavo che si fosse rotte le dita. Dunque, questa zona già la esplorai. È entrato Candy Fan! Oddio! Prima volta! Ciao! Ciao! Non ci credo! È la primissima volta che mentre registro compare un fan nel suo mondo. Un altro ragazzo è entrato. Agente D3601. Croccante, ma c'è un bel po' di gente qua, eh? Ora, vediamo un attimo. Qui cosa abbiamo? Una mega nave, ragazzi. Molto, ma molto bella. Vediamola un attimo da lontano. Bella, bella. Esteticamente è fatta molto bene. Qua abbiamo un'altra farm. Che farm è questa adesso? Di dripstone? Ma... ragazzi, è un farm di qualsiasi cosa. Dripstone farm? Ma esiste? Si può fare una farm di dripstone? A che scopo? Perché ti serve la dripstone? Perché stai farmando dripstone? Oddio, Carpi, ciao! Ciao! Tempismo perfetto. Ho appena attaccato la rec e ti ho trovato nel mondo. Vediamo un attimo qui sotto cosa c'hanno. Che è questa roba? Un'altra farm, ti prego. Basta farm. Ancora farm! Use the lever to activate the farm. Perché in inglese? Put bone meal in chest above. Perché in inglese? Siete inglesi voi? Are you guys... ah, è uscito. Vabbè, rip. Volevo chiedergli la fatidica domanda. Comunque, ragazzi, questo mondo è enorme. Cioè, enormissimo. C'è così tanta roba che lo scorso video non è stato abbastanza per contenere tutto ciò. Io, ragazzi, continuerò a ricordarvi di lasciare un bel mi piace se vorreste il continuo di questa serie, perché è essenziale. E più andiamo avanti, più gli episodi potrebbero diventare più lunghi. Perché, da come avrete chiaramente visto, ho un bel po' di inviti in sospeso da accettare. Maggior parte delle cose sono già state viste nello scorso episodio. E direi che possiamo spostarci in un'altra zona. Sì, andiamo in un altro server. Il prossimo mondo che andremo a visitare sarà questo, Big Vanilla 2.0, creato da Cielo 403. Entriamo. Questo mondo ha una texture pack. Download and join. Ok. Sì! Vabbè, ma dove sono spawnato? In cima alle montagne. Che sono? Questa è la Big Vanilla 2.0. Ma non c'è né Big né Vanilla qua. Cosa devo visitare io qua? Non c'è niente. No, fermi un attimo. Voi mi state dicendo che non c'è nulla qua?
Fermi. Io non demordo, ragazzi, non demordo. Direi di scalare questa montagnetta e vedere magari dall'alto, alzando la render distance al massimo, se ci sta un qualcosa nei dintorni. Lì ci sta cobblestone, quindi ci sta un po' di attività. Quella di neve me la prendo volentieri. Non posso mangiarla, però posso lanciarla. Aha! E ho fatto non bene, benissimo a scalare questa montagna. Guardate lì cosa c'è. Andiamo subitissimo, corriamo subitissimo. Yo! Yo! Ma dove sono finito? Croccante! Ma cosa sto vedendo? Bello! Non male, non male. Dunque, qua abbiamo una farm. Perché siete tutti fissati con queste farm? Bella sta costruzione. Allora, andiamo passo per passo. Vediamo qua. Questo è un albero di ciliegio, ma tipo enormissimo. Cioè, se hanno costruito tutto questo pezzo per pezzo a mano... Anche... Però... Fermi, allora, ho una domanda. Io so che su Bedrock Edition, se tu usi tipo i cheat o qualsiasi altra roba, non ci sono gli advancement, giusto? Ma questa regola si applica pure per i mondi su cui avete cheatato, tra virgolette? Nel senso, non sto dicendo che questo mondo sia cheatato, oh, non saltiamo a conclusioni. Però non ho ben capito perché alcuni mondi mi mostrino la durata di vita, mentre altri invece no. Comunque, il bioma, ragazzi, fatemelo dire, è il miglior seed che io abbia mai visto. In mezzo ad una valle, così, bro, è croccante, ma tipo al punto giusto. Poi c'è così tanta roba da esplorare qua. Allora, noi entreremo giustamente nelle costruzioni. C'è una bandiera italiana lì in fondo. Lì ci sta un intero falò. Ma che... c'è un mulino qua. Avete presente i biscotti di mulino bianco? I bro l'hanno portato su Minecraft. Croccante! Meno male che io ho appena detto non entrerò dentro ste case. Sempre io che sono appena entrato per cercare un qualcosa da mangiare. Ho fame. Sapete, non ditemi niente, ok? Ho fame. Fatemi mangiare qualcosa. Io ve lo dico che se inizio a vedere le mie cosciotte scendere, spaccherò un po' di fieno, eh. Devo sopravvivere, lasciatemi stare. Qui cosa abbiamo invece? Un'altra bandiera italiana. Stanno cucinando qualcosa qui? No way, bro, si vuole mangiare i golden boots. Il pollo. No, non è cotto però, non mangio cibo crudo. Questo però sì. Ok, hanno qui un mini deposito. Bene, qui su cosa abbiamo qua invece? Un letto, ok, ne approfitto per dormire perché sta facendo buio. Ok, allora, questa casa è molto croccante. Cosa abbiamo qui fuori? Patate cotte? Scusate se mi permetto, ma è una questione di vita o di morte. Il vostro mondo è così grande che non riesco a sopravvivere camminando così senza niente. Non mi avete lasciato nemmeno un pensierino, un souvenir, tipo... Benvenuto Carpi, questo è il tuo kit. Questa invece è una farm di, immagino, di lana, sì esatto. Di diverse colorazioni. Qua abbiamo tipo... Ma è pieno di bandiere italiane, ma hai fatto benissimo sto mondo. Ragazzi, siete dei builder professionisti, veramente, complimenti. Guarda quanta roba c'è qua. Perché il mio mondo non può essere così? Dinnerbone. Ah, tra l'altro c'hanno un nome, Franco. Qua abbiamo Franco. Qua abbiamo Nitti. Nidinnerbone. Pila. Menens. Jack. Ok, chiunque abbia un nome simile, per favore, menzioni questo minuto di video e dica: io mi chiamo Pila. Ti chiami Pila, bro? Dammi un po' di energia. Qui invece cosa abbiamo? Bello sto sentierino. Qua cosa c'è? Si scende qua? Discesa. C'è l'acqua lì sotto? Non muoio. Mo muoio. Ok, no, c'è l'acqua. Ok, posto. Ah, una farm di scheletri. Vabbè, ma quanto va in fondo? Ah, ma è troppo così. Vediamo quante sono piene ste case. Ma quanto va in fondo? Hai preso il termine farming un po' troppo seriamente. Bro, no way, hai fatto la limousine di chest per contenere tutto il loot. Io, è quasi tutto pieno. Sai una cosa? Ne approfitto per prendere un po' di loot qua. Almeno posso mettermi qualcosa addosso. E qua non ci sta nient'altro. Ok, usciamo. Cos'altro abbiamo qui intorno? Allora, qui è finito. Questa zona già l'abbiamo visitata. Siamo già stati al castello? No, non penso. Abbiamo visitato tutta questa zona circostante. Però... ma c'è un fortino lì sopra. Ma che roba! No, complimenti. Complimenti per chiunque abbia deciso di prendere il loro tempo per costruire una roba del genere. Tra l'altro il bioma è perfetto. Cioè, è il miglior bioma che abbia mai visto. Cioè, ragazzi, rendetevi conto. È tutto circondato da una sorta di montagne, tipo da ice spikes, più una foresta di ciliegio nei dintorni e più una valle al centro. Bandiera francese? È la bandiera della Francia questa? Spero di sì. Aujourd'hui, c'est le 4. Ok, siamo usciti dalla Francia. Un'altra casa francese. Salut! Salut, mon frère! Ça va? Ok, boys, è giunto il momento. Entriamo nel castello francese. Salut, mon frère!
ça va? Mamma mia! Très bon, mon frère! Molto, molto croccante. Muy, muy croissant. Non è croissant, è croccante, è croccant. Yo, ma un quartier generale questo? C'è pure una mappa? Croccante al punto giusto. Qui invece cosa abbiamo? Ceste vuote, giusto? Ok, bene, bene, rip. Andiamo, via da qua, via da qua. Qui invece si va piano di sopra e abbiamo altre bandiere francesi. Qua invece abbiamo qualcosa, abbiamo solo letti, ma niente. Non ci sta nulla qui, è tutto vuoto. Strano. Probabilmente stanno ancora costruendo questa zona di mondo e può essere che qualcuno ci verrà ad abitare. Qui sopra cosa abbiamo? L'uscita. Non è l'uscita, però ho un piano per far parkour e uscire da qua con stile. Guardate, uno, due, poi faccio qua. No! Oh, mi è stato il salto. Parkour qui. 360 sulla mucca e boom! L'ho missata. Ok, qui invece cosa abbiamo? Un martello. È tipo un martello sotto sopra, con tipo aura. Definizione di aura, ragazzi. Cosa succede se entra nel Nether? Scopriamolo. Ma perché mi ha fatto installare una texture pack? Aia! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sono morto. Non è che potessi fare chissà quanto lì, eh. Però, oh, mi ha riportato indietro. Sì, mi ha riportato indietro. Guardate quante costruzioni ci sono. Nah, ma guardate. Quanta roba. Facciamo così. Se riesco, nel prossimo episodio, o magari quello dopo ancora, porto Marci con me. Purtroppo Marci non riuscirete ad invitarlo, perché a meno che non rilasci il suo nome di Bedrock Edition, e che sia io che lui siamo sincronizzati allo stesso momento, anche se non so come funzioni esattamente su Bedrock Edition. Però vabbè, in caso gli farò condivisione schermo, e io e lui entreremo nei vostri mondi e visiteremo ogni singolo posto. 1500 mi piace e mando il messaggino a Marci. Forza, ragazzi. Guardate che capolavoro. Veramente, veramente bravi. Veramente. Fontana, ce la farò? No. Ora, direi, per concludere con questo mondo in bellezza, di visitare quella zona lì, che mi ha reso abbastanza curioso inizialmente, per poi concludere anche con questo capolavoro di mondo. Complimentoni, ragazzi. Complimentoni. Big Vanilla 2.0. Qualcuno è morto qui. Raga, qualcuno è morto qua. Non sono io, giusto? No, non ero io. Io sono morto nel Nether. Wow, Mario... Hanno dato veramente un nome ad ogni singolo villager. Ma che roba. Gilbertino, va bene. Oh mio, Olaf, Ciruzzo, Pino il potente, Spike. Buono, e qua c'è la faccia del villager, del pillager in realtà. Buono, buono, buono. Complimenti, complimenti. Vediamo qua sotto cosa ci sta. Ah, qua ci stanno i loro letti. E quando li scagionate, come funziona qua? Cerchiamo un letto e li liberate per evitare di far casini, uscire da qua. E direi che con questo mondo abbiamo finito. Andiamo subitissimo a visitare il prossimo. Eccoci qui, ragazzi. Ora, senza perdere troppo tempo, entriamo su Realm Felice. Creato da Herobrine 2784. Entriamoci. Ok, boy, siamo entrati nel mondo. Ciao. Allora, dove devo iniziare a leggere? Penso di... Ok, da qua. Ehi, hey, ciao. Se sei qui è perché stai cercando un realm. Sei nel posto giusto. Puoi griffare... Ok, no. Puoi fare tutto tranne che griffare. Io ho letto, puoi griffare e non ci credo, veramente. Infatti, queste sono le regole. Non griffare, non truffare. PS, il server è ancora in costruzione. Please, no insulti. Insulti, asterisco. Per andare nel villaggio usa questo. Pollo! Andiamo? Ah, ok, non è il pollo che mi... Ok. Ah, ci avrei sperato, ok? Ci avrei sperato che il pollo mi avesse portato al villaggio. Però andiamo. Perché hanno fatto un tracciato di benvenuto per entrare nel mondo? Scopriamolo, magari c'è... ma quanto è lungo sto tragitto? Io vedo dei roller coaster pure da quella direzione. Va bene, ragazzi. È una sorta di benvenuto nel mio mondo in stile Mirabilandia, che è... Fe. No, 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 no! È nulla, volevo leggere il cartello. Attenzione, ci sono due vulcani attivi che potrebbero... Ma nulla, abbiamo il Vesuvio su Minecraft. Siamo arrivati? Benvenuto nel villaggio! Ok, basta, la smetto. Qui è dove puoi costruire una casa e il tuo mercato, dove puoi vendere tutto, basta che non copi gli altri. Però hanno messo il copyright sul mondo di Minecraft. Ci sono due fazioni in questo realm. Tu puoi scegliere in quale fazione stare. La mia è quella di Alessio, ovvero il mio amico. PS, se sei uno youtuber puoi fare dei video del realm. Wow, mi ha dato pure il permesso di fare video nel realm. Croccante. Oh oh, cosa abbiamo lì? Una mega torre? Croccante, croccante. Vediamo un attimo cosa ci offre il mondo. È tutto pieno di cartelli, tutorial. Giorni giocati 145, l'ho appena visto adesso. Bacheca. Ultima notizia, Re Vegeta ha attaccato il regno di Goten. Taglia su Re Vegeta di 200.000... No,
2 milioni! Ma perché con questo font? Mi confondo io. 2 milioni di euro? Ragazzi, donatemi 2 milioni di euro e vado a caccia di Vegeta. Non solo di Vegeta, caccio qualsiasi cosa, pure gli insetti in casa vostra. Kit iniziale arciere. Kit iniziale guerriero? Kit avanguardia, kit esploratore. Ma che è? Kit guardia re. Allora, io sono tentato però, perché se me lo metti così, ok? Se tu mi metti una chest in questo modo, ovviamente io non vado a scegliere questa armatura. Vorrei scegliere questa, con due stack di 1000 OP. Due stack di 1000 OP. Esatto, avete capito bene. Due stack di 1000 OP. Gli Ancient sono un po' troppo lisci e croccanti qua, eh? Sono il re di questo mondo. Carpi, re dei mondi prima di GTA 6, ragazzi. Croccante. Cosa abbiamo qua? Mi scusi, signor... ragazza che ha creato il mondo, bro. Mi spieghi come hai fatto a ricevere 5 Warden Spawn Egg? Da che mercato l'hai trovato, bro? Wish? Temu? Da dove escono sti cosi, scusami? Spiegamelo, spiegamelo. Allora, non servono in questo esatto momento, quindi faccio così. Uno, due... Oh, niente! L'ho missato totalmente, ragazzi. La mira di un bradipo africano, veramente. Ma dove sono finito? Nelle segrete? Raga, sono in carcere. Quindi sono tipo delle celle qua. Poco croccante. Se non volete finire nel carcere qui, ragazzi, avete già capito cosa fare. Dai, non forzate. Usare solo in caso di emergenza. E bro, ho completato il gioco. Avete presente tipo le scene finali dei videogiochi con su scritto "ce l'hai fatta, hai salvato il mondo" e poi parte la canzoncina. Cosa ho trovato? Il quartier generale qua. Ma che... Ragazzi, manco i segreti dell'area 51 qua. Gli Enchant, giusto per curiosità, gli Enchant. Nope. Ogni singola armatura, ragazzi, è enchantato allo stesso livello, con le stesse identiche cose. Per me si è messo in creati. Guarda quante mille... Allora, se dovessimo fare un calcolo di quante stack di 1000 OP ci sono, fatemi un calcolo. Andate nei commenti e ditemi quante 1000 OP sono presenti in questo mondo che vi ho mostrato. Qua ci sono 31 barili con una stack di 1000 OP ciascuna. Abbiamo visto due stack di 1000 OP sopra, più tre stack di 1000 OP nelle shulker box. Qui, ragazzi, la situazione è un po' givvata, eh? Ok, direi che con questo mondo, ragazzi, abbiamo finito. Andiamo magari in cima a questa montagna per vedere se ci sta qualcos'altro nei dintorni. E se non ci sta nient'altro, direi di accettare alcune richieste e vedere anche gli altri mondi. Vediamo un attimo. E sembrerebbe non esserci nulla, ragazzi. Poi è brutto il tempismo, nel senso, il meteo qua piove. L'ho appena detto. Detto ciò, direi di visitare un altro mondo. Eccoci qui, ragazzi. Ho appena accettato tutte le vostre richieste agli inviti dei Realm e abbiamo un bel po' di mondi da visitare. Però ovviamente in questo video non potrò visitarli tutti. È molto difficile, se no il video durerebbe 40 ore. Però fatemi sapere nei commenti se vorreste un episodio esteso su questa serie. Vediamo quanti likes riuscirà a fare questo video. Se ne fa tanti, allora mi sentirò più in debito con voi. Ma detto ciò, basta con le parole. Andiamo in ordine e visitiamo il mondo di Alessandro, che purtroppo, ragazzi, sarà l'ultimo mondo che andrò a visitare per questo video. Però tranquilli, farò uscire subitissimo un altro video il più presto possibile. Sheesh! E sono entrato e nel momento peggiore, perché è appena startato un raid. Dovrò speedrunnare la visita di questo mondo perché mi staranno tutti addosso. Ah, ah, non è croccante. Ma non ha senso sta cosa. Ma che siamo, già nell'end? Bro, ain't no way. Ah no, ma che? Ma ci sono i mammut nel primo round di raid. Ai, no. Fama. Raga, che sta succedendo? Sono morto. Oh mio Dio. Ma dove sono finito? Ma momento peggiore. Allora, di questo mondo non c'è molto da visitare. Volevo entrare nella casa. Vediamo se riuscirò a farlo senza morire. Vediamo. Ok, lo scheletro sta facendo risa con qualcun altro. Ma ci sta pure l'Evoker. Oh! Adesso capisco perché è partito un raid. Ma che c'entro? Io, non è colpa mia. Oh oh. Oh no. No, scusa. No, riparo tutto. Riparo. Ok, via. Andiamo nell'end. Finiamo Minecraft, ragazzi. Ma dove sono finito? Ma che sta succedendo qui? Ma perché tartarughe nell'end? Ma dove sono finito? Un normale episodio di tartarughe ninja? Tutto a posto lì sotto? Vorrei tanto difendervi.
Oh, adesso mi sento in colpa, fermi. Tipo una tartarughina. Ok, vi ho vendicati. Troppo tardi. Ok, il drago è già stato ucciso. Ok, allora, avevo già capito che questo mondo non è legit. È cittato. Però le costruzioni erano legit. Perché avete fatto sta roba? Vabbè. Finiamo Minecraft, che vi devo dire? Che vi devo dire, ragazzi? Potete prendere un'armatura con spada. Chi entra, scriva nei libri e metta la data. Grazie, ciao. E la ora. Ok, il migliore youtuber africano d'Italia, se non uno dei pochissimi, è passato qui nel vostro mondo realm. Cercate di risolvere i problemi con i vostri vicini. Si stanno lamentando del televisore troppo alto. Boh, che sto dicendo io qua? Carpi was here. Bye. Carpi in it. Firma. Ok, a posto. Fatto. E nulla, ragazzi. Spero vivamente che questo video vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare il mio bellissimo like e di iscrivervi se vorreste un altro episodio su questa serie. E noi ci vediamo domani alle 15:30 con un nuovissimo e freschissimo video. Vi voglio bene a tutti. Un bacione. Ciao, belli.